Ben ritrovati, come sigla? Ben ritrovati a una nuova puntata di Open Space. Mi fregano dalla regia, va benissimo. Ben ritrovati a una nuova puntata di Open Space qui su Rocker TV, Giuseppe Fiori. Oggi con me, partiamo subito perché c'è una band che arriva da lontano, hanno fatto un grande viaggio oggi. Sono veneti, arrivano da Padova e sono i Zagreb. Benvenuti ragazzi. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie per l'ospitalità. Come va innanzitutto? Benone. Va alla grande, va alla grande. Voi siete appena usciti con un disco che si chiama Fulmini. Esatto. Da cui ci farete ascoltare qualcosa stasera. Il disco esce per Dischi Soviet Studio, ma anche per V-Rec. Insomma, è una sorta di connubio. Vedi, adesso le case discografiche fanno uscire i dischi insieme per spingerli meglio. Sì. Risposta sì. Concisa. Quando diciamo dici che... la domanda è più lunga della risposta in genere. Sì, è andata così. Diciamo che ci diamo tutti una mano, quindi okay. Far uscire un disco adesso è molto difficile, quindi bisogna tutti tirarsi sulle maniche e spingere ognuno per i propri canali il più possibile. Abbiamo trovato due etichette che lavorano bene, okay. Ci troviamo bene, quindi siamo felici. Fra l'altro ho visto che non è l'unico caso di sinergia fra queste due etichette, c'è anche una band che si chiama la nuova band di Diego Galeri, adesso mi sfugge il nome, I Fiumi. Esce esattamente per la stessa combo, V-Rec e Dischi Soviet Studio. E nella vostra descrizione dite che siete una bomba rock, un fantasma ubriaco e un'esigenza. Spiegamela meglio. Allora, beh, noi veniamo da un percorso molto lungo, sono tanti anni che suoniamo, è stato un incontro avvenuto circa 8 anni fa dove abbiamo deciso di esplodere e quindi cercare di mettere insieme tutte le nostre forze per fare il rock che più crediamo, che più vorremmo fare, insomma, e quindi ci siamo incontrati e abbiamo iniziato questo percorso. Dite che siete un fantasma ubriaco, ma il vostro primo album si chiamava proprio così, Fantasmi Ubriachi. Sì, si chiama Fantasmi Ubriachi ed era sì, la nostra prima esperienza con Zagreb ed eravamo appunto un po' ubriachi nelle idee e nei percorsi precedenti e quindi abbiamo deciso di dare questo nome a questo disco. Qual è la differenza fra un fantasma sobrio e uno ubriaco? Domanda che può sembrare banale, ma in realtà non lo è, perché... Forse bene la risposta giusta. Quando te ne accorgi? No, innanzitutto, prima di quando te ne accorgi, devi essere uno che li vede. E voi presumo che lo siate. O forse è solo una metafora, però facciamo finta che voi lo siate. Guarda, probabilmente noi all'epoca non eravamo fantasmi, ma riuscivamo a vedere i fantasmi ubriachi. Ah, quindi voi, eravate voi che riuscivate a vedere i fantasmi da ubriachi. Ma questa potrebbe essere una lettura. Questa è una buona spiegazione, è convincente. Poi non chiedermi come sono i fantasmi sobri. Perché questo non ci interessa. Non li abbiamo visti. Non li avete mai visti. E forse non li avete mai visti neanche da sobri. Forse. Va bene, dai, vedo che imbracciate gli strumenti. Allora avete fatto un bel viaggio per venire qui. Tutte le volte che succede io vi ringrazio. Grazie. Perché quando la musica, insomma, crea questa sinergia e questa, insomma, questo piacere anche nel viaggiare, nel fare lunghi trattati, io dico che la musica è un viaggio e mai come oggi lo si può dire. Andiamo a suonare un pezzo che si chiama Libellula. Ok, fa così. Manchi tu, manca l'aria, manca la botta in vena. Ho bevuto tutto me stesso e poi mi sono calato giù. Il difetto sta nell'errore, nell'orrore di te. E sotto questo stronzo cielo di ottobre e manchi tu, manchi. E ti perdi nell'aria. E ti perdi nell'aria. E ti perdi, e ti perdi, e ti perdi, e ti perdi nell'aria. Ti
Bellula dagli occhi grandi, aggrappati alla mia schiena, e ti racconterò il silenzio, tu il perdono e l'attesa. E cosa siamo diventati in questi anni illuridi, giù negli abissi della malinconia. Non ti voltare, non ti voltare. E ti perdi nell'aria, e ti perdi nell'aria, e ti perdi, e ti perdi, e ti perdi, e ti perdi nell'aria. Non importa se, non importa. Se ti perdi, se ti perdi, se ti perdi nell'aria. E ti perdi nell'aria. E ti perdi nell'aria. E ti perdi, e ti perdi, e ti perdi, e ti perdi nell'aria. E ti perdi, e ti perdi, e ti perdi nell'aria. Ed era Libellula live qui a Rocker TV, loro sono in Zagreb. Insomma, c'è stata una bella energia, io l'ho sentita fin da subito. Assolutamente sì, noi... Il piglio rock non manca. Non manca assolutamente, ogni volta diciamo di fare un disco sempre più rock. Ok, quindi si arriverà al punto del non ritorno. Certo. Bah, guarda, abbiamo appena pubblicato il disco nuovo da appena un mese e stiamo già lavorando al prossimo. Benissimo, quindi... questo ci fa piacere. Leggevo che c'è anche un feat con Amar Pellegrini, il vostro album. Assolutamente sì, tra l'altro lo salutiamo perché dovevamo incontrarci oggi, però okay. Purtroppo Omar non sta benissimo e quindi forza Omar. Che rock ti aspetta. Voi salutate Omar Pedrini, ma vi saluta David Bonato, non so se lo conoscete. Grande David. Come no? E dice rock del nord-est, dice, vi definisce sì. Così, una band. David Burek. Dicono fantastici anche, poi arriveranno altri commenti, li leggeremo. E, oltre 150 concerti in tutta Italia, e non solo. Sì, ne abbiamo quasi toccato i 200. Mamma mia. Quindi non era aggiornata la cifra? Diciamo che quest'estate dovevamo addirittura stare fermi e poi è nato tutto, abbiamo cominciato dal 1° maggio di Taranto e da là non ci siamo più fermati, sono venute fuori date una dietro l'altra. E noi siamo una rock band che ha bisogno di suonare, noi facciamo i dischi non per venderli ma per girare certo. Il paese e suonarli. E quindi abbiamo voglia di palco e della gente. Di cosa parlano le vostre canzoni di solito? Allora, le canzoni parlano un po' di racconti, non sono canzoni autobiografiche, ma raccontano le storie delle persone che incontriamo oppure che leggiamo nei libri o nei film. E diciamo che trattano il dolore, assolutamente sì, il dolore è sempre il tema principale. Fra l'altro questa è una domanda a cui non tutti sono pronti a rispondere, spesso dicono beh insomma dipende, ogni pezzo parla di qualcosa di diverso, invece ti ho visto particolarmente preparato su questo argomento. Ma allora io sì, scrivo i testi e ci tengo tantissimo ai testi, mi viene sempre molto difficile raccontarli e mi piace quando una persona mi ferma o mi scrive per dirmi quel pezzo tratta del tema e quindi questo mi piace tantissimo, questa cosa. Raccontare un viaggio mentale è veramente difficile, complesso, quindi cerco in qualche modo di spiegarvi un po' il mio punto di vista, ma è molto difficile. Leggevo che in queste oltre 200 date che avete fatto avete condiviso il palco, non so, con Manuel Agnelli piuttosto che con Edda, con i ministri. Cosa avete imparato da questi personaggi? Abbiamo imparato che i palchi sono enormi, ma abbiamo sempre un piccolissimo spazio. Sì, perché in genere loro mettono le loro attrezzature, le sistemano, però non vogliono che nessuno tocchi niente. Esatto, esatto. Cioè quello un po' più gentile. Rimane una percentuale di spazio nel palco che si può utilizzare anche. Assolutamente sì.
Poi, a parte gli scherzi, si impara tantissimo, si impara a gestire il palco, si impara a capire come funziona un tour, i racconti di queste persone sono incredibili, quindi per noi è sempre una cosa veramente importante aprire ed essere di spalle a qualcuno che ha fatto la storia del rock o comunque che ci prova e che continua a farlo. Questi sicuramente sono nomi che l'hanno fatto in Italia. Assolutamente. Quali sono i vostri riferimenti? Vabbè, noi... Io dovrò anche di girarvi il microfono per questa domanda. Beh, guarda, noi siamo tutti figli degli anni... in fondo ride. Siamo tutti figli degli anni 90. Potrebbe dire che è stato di... Ne potremmo parlare per tutto il resto della puntata. Diamogli il microfono. Potremmo veramente parlarne per tutta una vita. Okay. Di quelli che sono, possono essere dei nostri riferimenti, anche se in realtà credo di parlare a nome di tutti, un riferimento specifico non ce l'abbiamo. Abbiamo tanti ascolti. Okay. Quello sì, ascolti che vanno, sono molto trasversali, quindi c'è il punk 77, c'è il grunge che comunque condividiamo tutti, siamo tutti un po' figli del grunge alla fine, ma poi ci sono anche delle proposte di musica elettronica, poi le contaminazioni, insomma, esatto, un po' di crossover di qua e di là, insomma ce n'è per tutti i gusti. Noi abbiamo, come tanti credo, masticato un sacco di musica nei nostri anni, soprattutto quelli più giovani, anni di gioventù. Esatto. Anche perché adesso, come scena rock, magari in Italia, si fa un po' più fatica. Fa un po' più fatica rispetto agli anni 90, è vero. Io ho sentito un po' di After Hours, almeno nel pezzo che avete fatto prima, in Libellula. Può essere. Sì. Può essere. Sicuramente gli After sono le band, una band di riferimento, assolutamente sì. Beh, poi voglio dire, è bello sentire un'influenza di quel tipo, non è per forza un motivo per cui dire è stato qualcosa da cui ho attinto, magari è stato qualcosa che hai assimilato, no? Sì. Anche in maniera inconscia. Sì, sì. Stiamo comunque parlando di mostri sacri, quindi è solo un complimento quello che ci fai. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo? Sì, il prossimo pezzo si chiama Tu e me. Ed è sempre tratto da questo Fulmini. Fulmini, sì. Ok, e fa così. Tutta vostra. Solo visto un mondo fragile, fatto di scarti e ossa. Hai solo visto la partenza, mai l'attesa. Mai l'attesa.
solo visto un mondo fragile, fatto di scarti e ossa. Solo visto la partenza, mai l'attesa. Partenza, mai l'attesa. Tu hai me, fantastici Zagreb. Oggi ad Open Space, Rocker TV, insomma una stereofonia cristallina di chitarre acustiche meravigliose, fra l'altro suonano benissimo, una è una Takamine se non leggo male e l'altra una Meton. Ci siamo, sì, ci dai, siamo. Dai. In mezzo una voce e si capisce che è anche un'esigenza. Grazie di esserti ricordato anche di me. Ti parlavo a livello di mix, il nostro fonico ha messo le chitarre a destra e a sinistra. Sì, no, si di sente modo che in mezzo la voce avesse proprio quella dirompenza che sento che ha. Cioè, è un'esigenza per te cantare, no? Guarda, io ho percepito questo. Come ti dicevo prima nel backstage, potrei stare qui ore, quindi quanto tempo abbiamo ancora? Ancora purtroppo poco, sì. Però cerchiamo di farci bastare quei pochi minuti che sono rimasti. E, fra l'altro arrivano degli altri commenti. Letizia Almazan, spero di averlo letto bene, e vi saluta, saluta voi, saluta noi di Rocker TV. Del Rocker TV. E, David dice invece ragazzi, il prossimo disco è in acustico. Troppo forti. Il prossimo disco sarà in acustico, può essere, può essere. Ma no. Voi ci avevate già pensato, mi dicevi, quindi dovete ricalcolare probabilmente. Dobbiamo fare un disco più rock ancora. Ancora più rock ancora. Ma non è detto che sia ancora più rock facendo l'in acustico, no? Ci pensiamo. Ci pensiamo. Ci pensate. Senti ragazzi, come vi si trova sui social, su come vi si reperisce? Siamo un po' ovunque. Nel territorio dei social network. Siamo un po' ovunque, quindi Zagreb Rock Band, Zagreb Rock Music, Facebook, Twitter, Instagram, ovviamente Spotify, tutti i canali musicali insomma che fanno sentire musica e soprattutto vera e originale. Quindi seguiteli, oltre che seguire Rocker TV, è importantissimo, fatelo in questo momento, anzi così non vi dimenticate. Prossimi concerti invece? Prossimi concerti, siamo sul Trevigiano tra un paio di settimane, poi saremo al Vinile che è un locale, un rock club. E andremo a Roma un po' in giro, sì. Quindi, insomma il Veneto si fa sentire, bisogna. Per molte realtà che provengono da quella zona, anche non solo rock, anche più magari punk, più magari ska, cioè c'è tanto fermento, c'è un bel sottobosco, sì. Abbiamo un sacco di amici che suonano, che fanno cose molto interessanti e soprattutto c'è tanto impegno. Quando vedi una sala prove che gira, e vuol dire che c'è ancora tanta voglia di fare musica e di scriverla. Benissimo, io voglio chiudere questa intervista, però prima volevo portarvi i saluti di un amico in comune che è One Man Pierre. Bella. Che è passato anche lui da Rocker TV. Bella, ciao Pierre. Con il suo ukulele, sì. E lo salutiamo perché probabilmente ci starà seguendo. Andiamo a vederci il vostro videoclip, contestualmente vi salutiamo. Il pezzo si chiama Resto Solo Io, magari due parole su questo pezzo. Beh, Resto Solo Io è il pezzo che abbiamo fatto con Omar, è stato, come dicevo prima, un incontro importante per la nostra carriera e averlo in studio e sentire la sua voce nel nostro disco è un brivido costante che porteremo avanti per tutta la vita, quindi grazie Omar. Benissimo, allora loro sono i Zagreb o gli Zagreb, come si dice? Gli Zagreb, perfetto, ho sbagliato tutta l'intervista, no, era ottimo, è buono saperlo almeno alla fine però.
Loro sono gli Zagreb, questo è il loro ultimo singolo che si chiama Resto Solo Io. Rimanete con noi perché subito dopo arriva un'altra band. Tutto vostro, grazie ragazzi ancora. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ed eccoci di nuovo in onda, Rocker TV, questo è Open Space, io sono Giuseppe Fiori. Altro giro, altra corsa, con noi adesso c'è un altro gruppo. Prima però, devo dirvi una cosa che prima non vi ho detto, cioè che per farci arrivare la vostra musica, così come hanno fatto gli Zagreb oggi, dovete mandarci una mail a openspace@rockertv.it o openspace@rockertv.it. Torneranno i tempi, i fasti dei tempi in cui veniva in sovraimpressione, ma è tutto work in progress, per cui... ci piace, per cui openspace@rockertv.it, segnatevelo, scrivetevelo, appuntatevelo su quelle lavagne luminose piuttosto che sul vostro smartphone. L'importante è che ci facciate avere la vostra musica, perché noi abbiamo bisogno di quella per fare, mettere insieme questa trasmissione. Il secondo gruppo che è con noi oggi si chiama Back on Chaos, benvenuti ragazzi. Grazie. Come va innanzitutto? Va benissimo, siamo qua perché siamo strafelici di essere qua comunque. Allora, oggi puntata fantastica, due band live, due band che scrivono in italiano, sì. Due band che fanno rock in italiano, per cui devo dire che abbiamo toccato le vette oggi. Esatto. Sì, per noi è importante anche scrivere in italiano, era proprio una decisione che abbiamo preso noi, certo. Dall'inizio. Sì. Back on Chaos nelle persone di Luca e di Andrea. Luca a chitarra ed Andrea al basso. Esatto. Manca il batterista che so che è di là, però ci sta. Lo salutiamo, dai. Vittorio. Salutiamo Vittorio. E, allora, rock metallico, rock melodico e rock acido è la vostra definizione. Cioè, è quello che... Voi avete pensato di, nel modo in cui avete pensato di definire il vostro suono? Sì, insomma, noi racchiudiamo un po' tutte queste tre fasi, dal metallico all'acido, anche al melodico, che è molto importante. Okay. E infatti abbiamo... Ma è una sorta di trasformazione o sono tre linee diverse? No, è una sorta di trasformazione. Cioè, prima è metallico, poi diventa melodico, però poi ritorna acido. Esatto. Okay. E cerchiamo di racchiuderlo nei pezzi, per cui è importante per noi questa dinamica, diciamo, un po' strana, ma... Dicevo una particolarità, che c'è anche molto lo-fi nella vostra composizione, nella vostra produzione. Sì, diciamo che esatto, noi come produzione siamo molto lo-fi, esatto, e ci piace proprio avere ancora le origini proprio dalle radici, tira fuori quel suono che a noi, diciamo, piace particolarmente, per cui ci teniamo molto a essere più veri, tra virgolette, più roots possibile, insomma. Esce un EP che si chiama Macula, che è il vostro primo lavoro, da quello che ho letto. È il nostro secondo. Sì, è il nostro secondo. Prima c'era un altro EP che si chiamava Nervoso. Ok. Quindi esce questo disco, su questo EP, su cui ci sono i brani che sentiremo oggi, due unplugged e uno come videoclip. Ma come mai c'è un gallo in copertina? È una storia un po' particolare. Io ho avuto la fortuna di fare un viaggio alle Hawaii. E durante le 600 però galli alle Hawaii no, c'è il gallo hawaiano, è proprio una razza. Ah, sì. Quello è un gallo hawaiano, sì. Quello, ecco. Deve essere, esatto. Lo senti, fa così anche lui? Fanno così tutti. Però era il contesto e l'ambiente che era piacevole. Non so perché, ma non me lo immaginavo un gallo alle Hawaii, invece penso a te. Ci sono. Esatto. E abbiamo deciso di mettere questa foto qua, che tra l'altro l'abbiamo fatto col telefono, per cui fantastico, no, quindi massimamente lo fai, esatto. A meno che non fosse un iPhone 13, 14, no, 15, non so che punto siano, no, arrivati. In quel caso, okay. Di no, esatto. Perfetto. Nel vostro disco ci sono, se ricordo bene, tre brani studio e un brano live. Ci sono quattro brani studio, un brano live che abbiamo registrato a Torino tramite la nostra etichetta Scatti Vorticosi. Ok. Ed è un brano dal vivo, sì, esatto, abbiamo registrato puramente dal vivo e abbiamo deciso poi di metterlo. Ma l'avete registrato dal vivo in studio o abbiamo registrato dal vivo in studio, presa diretta. In quel senso, ok, esatto. Presa diretta. Okay. Dal vivo in studio, sì, e poi abbiamo deciso di metterlo nell'EP per dare anche quella sonorità dal vivo, insomma, anche nel disco. La sonorità della presa diretta. Della, insomma, presa diretta. Fare tutto, sì, insieme, che fare tutti insieme. Vabbè, c'è un pezzo che si chiama Batterista Elettrico, che ho già sentito nel soundcheck e devo dire che mi ha già colpito. Ok. Quindi adesso lo sentiamo. Ok. Perfetto. Tutta vostra, live, in studio, ad Open Space, per la prima volta, i Back on Chaos. Il pezzo si chiama Batterista Elettrico. Però non c'è un batterista. Almeno adesso, a suonarlo. Per adesso no. Okay, per adesso. Dai, tutta tua.
son più 30 chilometri. Dimmi cosa fai, perché là c'è la salita, sai. Non sa cosa fare e cade nel buco in strada per non farsi investire. Il batterista elettrico non sa mentire, tante stronze per casa che lo fanno impazzire. E dice che forse lui non ha niente, mentre il mondo è pieno di gente indecente. Vieni giù, stella cadente, salvami la mia fottuta mente. Cazzo, adesso siamo milioni di pezzi, alcuni colati, alcuni spenti, psicofarmaci scadenti e mal di testa persistenti. E io sono il figlio del re. Io sono meglio di te. L'estetico è un operaio eclettico che viaggia al ritmo spasmodico. Batterista elettrico non sa fuggire, e a volte è patetico, ma un amico alcolico. Vai! E dice che forse lui non ha niente, mentre il mondo è pieno di gente indecente. Vieni giù, sarà cadente, salvami la mia fottuta mente. Cazzo, adesso siamo milioni di pezzi, alcuni colorati, alcuni spenti, psicofarmaci scadenti e mal di testa persistenti. Io sono il figlio del re. E io sono meglio di te. Di te, di te, di te. Una chiusura un po' hendrixiana. Giusto? Esatto. Allora, chitarra acustica e voce, basso acustico a plettro. A plettro, sì, sì. Allora sono i Bacon Chaos, a plettro tassativo. Sì. Lui l'ha detto, però. Vabbè. Comunque, Bacon Chaos, leggevo fra l'altro a proposito di basso, che il basso nell'arrangiamento dei vostri pezzi ha un ruolo molto importante. In qualche recensione l'hanno detto. Nel disco nuovo sì, perché quello prima no, nel primo non c'era. Okay. Il bassi, nel primo EP che abbiamo fatto io non ero ancora, no, okay, non okay, c'ero no. ancora. E mentre sì, nel secondo EP che abbiamo fatto insieme ci sono tante parti dove sì, assolutamente il basso risalta tanto. Forse per far sentire lui dovete passarvi il microfono, scusami. Sente poco, sì. Okay.
Sì. Ecco. No, prova a ripetere il concetto per i meno attenti, sì. Perché io l'ho sentito. No, dicevo che nel primo EP che è stato realizzato dai Bacon Scouts io non c'ero ancora, certo. Luca e Vittorio, e quindi il basso in quei pezzi non c'è. Quindi eravate senza basso all'inizio. Inizialmente basso, più alla White Stripes. Duo, esatto, okay. Volevamo fare il duone alla White Stripes. Poi abbiamo pensato che nel nostro tipo di far musica era importante avere anche il basso, perché abbiamo sempre pensato che fosse fondamentale, e infatti nell'EP cerchiamo di dare anche ruoli sia al basso che alla chitarra che alla voce ben definiti, anche nei pezzi, molto importante, sì. E come nascono i vostri pezzi? C'è magari uno che li scrive, gli altri che li arrangiano insieme, insomma è una scrittura corale, sì, più solista, insomma, diciamo che sono pezzi che magari io a casa tiro fuori con la chitarra acustica, chiaramente poi ci tengo a fare tutto l'arrangiamento finale con loro, per cui ci mettiamo in sala prove anche da casa, così, e vediamo, mettiamo insieme un sacco di idee, poi tiriamo fuori le cose migliori per poter fare i pezzi, e diciamo che cerchiamo sempre di far confluire tutte le nostre influenze dentro nelle nostre canzoni. E quali sono le vostre influenze? Qua diciamo che siamo tutti e tre abbastanza diversi, tra virgolette. Io nasco anch'io dagli anni 90, siamo tutta la scena del rock italiano, dagli After Hours ai Marlene Kunz, tutto quel tipo di genere lì, ma soprattutto sono stato e sono tuttora un grandissimo fan del Britpop degli anni 90. Okay. Adoro. Beh, mi sono fatto anche delle. Ho speso un sacco di soldi anche in quegli anni, anche negli ultimi anni. Ma diciamo, ho speso in concerti, in memorabilia, robe molto kitsch. A me piace il collezionismo. Cioè, sì. Mi piacciono i collezionisti. Sì, sono un po' fanatico su quello. Poi chiaramente. Ma quindi se ti chiedo Oasis o Blur. Beh, sempre solo Oasis, chiaramente. Sì. Io sono gallerigheriano proprio, okay. Di religione. Perché lì è come, ci sono queste grandi dicotomie. Esatto, poi loro, fra l'altro, in tutti i casi sono sempre amici. Però piace creare questa sorta di dissidenza, questa sorta di grande guerra fra, non so, Beatles, Rolling Stone, esatto. Piuttosto tutto che, Duran contro i, quali erano quelli di Through the Barricades, erano i... Vabbè, mi sfugge. Comunque, insomma, ci sono tutte queste rivalità, insomma. Quindi tu sei più Oasis. Io sono assolutamente più Oasis, sì, anche se ascolto i Blur, sono super fan anche di Blur. Però se devo scegliere, assolutamente Manchester, assolutamente. Ok, quindi le vostre influenze, devo dire influenze comuni oggi fra le due band che... Sì, diciamo che poi io dagli Oasis sono andato indietro, perché sono andato a vedere gli Stone Roses, i Smiths, certo. Sono un grande fan anche di tutta la scena elettronica di Manchester, per cui dai Chemical Brothers in poi, e diciamo che prima la città e poi il resto. Andiamo a sentire un altro pezzo da questo Macula, okay. Il brano si chiama Mentire Mai, loro sono i Bacon Scouts, sono per la prima volta oggi qui presso gli studi di Rocker TV, questo è Open Space, e Mentire Mai, Bacon Scouts, tutta vostra, ragazzi. Grazie. Dopo l'altro non ho frecce nel mio arco e ne vengo sopraffatto. Io volevo lei, mi tirasse su l'ira degli dei, gli scaglia su di me. Un altro giro sulla giostra, oltre all'insonnia voglio la gloria. Basta stare in questo cazzo di cesso. La mia forza è essere me stesso e depresso. Le maschere si sciolgono intorno a noi. Non conosco i volti che vengono fuori. Purtroppo sai, io sono solo. Mai.
vedermi lì con te, tra pareti in agonia. Io vedo me, in cima e lacrime, la risposta non la so, di sicuro non mollerò. Via più, così come oggi, dagli studi di Rocker TV, Bacon Scouts per la prima volta, Mentire Mai. Fra l'altro avete una passione anche per i Transformers, Optimus Prime. Sulla tua chitarra, ma non quello del film, quello della serie anni 80. Quello della serie anni 80, assolutamente, sì. Ti piacevano i Transformers? Sì, tantissimo. sì, i Transformers erano una delle cose tra... di quegli anni, insieme anche all'Uomo Tigre, tutta quella fase lì, insomma, che mi hanno segnato, infatti. Ma c'è un po' di questo anche nella vostra musica, o no? È una domanda. Dici di... Se c'è un po' di riferimento cinematografico. Ma sicuramente, piuttosto che alla cultura pop. Sicuramente c'è in qualcosa, c'è anche quello, sì. Okay. Assolutamente, ogni tanto facciamo... Può essere che nelle nostre canzoni ci sia qualche riferimento, questo assolutamente, sì. Ma il vostro nome da dove nasce? Bacon Caos, cioè il caos... È il caos di Bacon. Di Bacon. E praticamente il nome nasce da Francis Bacon, okay, che era questo pittore, diciamo, contemporaneo irlandese che tra gli anni 60, 70, 80 fino anche ai 90, comunque è stato, e diciamo che era tutte le sue turbulenze mentali, diceva che è dal caos che si genera arte. Per cui anche noi siamo molto, diciamo, un po' caotici, ci siamo rivisti molto in tante cose che lui ha detto, infatti l'abbiamo anche inserito nel Macula, alcune espressioni sue. Prossimi live, prossimi concerti? Prossimi live, abbiamo un live al CIC di Milano. Ok. Sì, questo giovedì. Come si chiama questo locale? Circolo Internazionale di Quartiere, Corvetto. In zona Corvetto, ho capito. E poi... riprendiamo a gennaio, abbiamo un live al Baraonda di Segrate, suoneremo con Baratro, Zidima e Capovilla con i Cattivi Maestri. Ah, e il 28 gennaio, esatto, e poi ci avremo, per adesso le date sono, poi ci avremo una data a febbraio al Tamburino di Seregno in Unplugged. Ho capito. E invece a livello di social, dove vi si trova, come vi si trova? Sui social siamo ovunque, come ormai tutti, anzi obbligati tutti a essere sui social, per cui siamo su Spotify, tutte le varie piattaforme digitali musicali, ci trovate su Facebook come Bacon Scouts, su Instagram come Bacon Scouts e ci trovate... lì, diciamo.
e giù di lì. Allora c'è un videoclip che si chiama Sorteggio, che è il vostro singolo, ma anche il vostro video estratto appunto da Macula. Allora direi che ce lo possiamo andare a vedere. Prima però ringraziamo coloro che rendono possibile questa trasmissione, ovvero Simone e Dave alla regia, mentre alla parte tecnica, all'audio, abbiamo Alfred insieme a Diego. Questo è Open Space, io sono Giuseppe Fiori, loro sono i Bacon Scouts. Presentate voi il video che sta per arrivare e ci salutiamo. Questo è Sorteggio ed è il nostro primo singolo tratto dal nostro EP dal nome Macula. Appuntamento a lunedì prossimo sempre su Rocker TV. Bye bye.